nell'ambito della psicologia e della psicopatologia, sono oggetto di discussioni, secondo quelli che sono i canoni del pensiero scientifico tradizionale, proprio i temi, le questioni che riguardano l'io, il soggetto, la personalità. Perché? Perché, come abbiamo visto, come già sappiamo, la psicologia dell'età contemporanea ha deciso di assumere una connotazione scientifica naturalistica e quindi ha adottato il metodo delle scienze naturali, ma questo metodo sappiamo che può ottenere dei risultati soltanto per quanto riguarda quelli che sono i fenomeni psichici elementari, come possono essere le sensazioni, le stimolazioni le stimolazioni dall'arco riflesso al quale fa effetto si ha la risposta del neurone efferente. Quindi in questa concezione si riduce l'apparato psichico ad una fotocopia del sistema nervoso, e in particolare si fa ricorso appunto ai meccanismi più elementari per poter spiegare i fenomeni psichici elementari. Ben diversa è la situazione quando si tratta di prendere in considerazione i temi più complessi dell'esperienza psichica, che fanno riferimento a quello che consideriamo propriamente ciò che interessa la psicologia, cioè ciò che interessa la psicopatologia, e ciò che interessa soprattutto la psicoterapia. Da questo punto di vista, perciò, noi riteniamo che, parlando di psicologia, parlando di psicopatologia, parlando di psicoterapia, il tema dell'io, del soggetto, della personalità abbiano una posizione centrale e debbano essere definiti nella loro originalità, nella loro specificità, che sappiamo non può essere in nessun modo concettualizzata se non è riportata all'esperienza interiore. Quindi comporta l'esigenza di una correlazione, di un'analogia a quella che è l'esperienza intima che ognuno di noi ha di se stesso come rapporto di soggetto, di oggetto, come rapporto di io e alterità, e quindi come rapporto in definitiva di tipo dialogico. E queste posizioni, questi riferimenti alla posizione dell'interiorità devono essere perciò presupposti sin dalle origini, perché se non vi è questo riferimento all'interiorità è praticamente impossibile poter parlare propriamente di personalità, di io, di soggetto, di psicopatologia, eccetera. E quindi sappiamo che il problema resta ancora controverso, perciò per quanto riguarda le posizioni della psicopatologia accademica e la posizione tra le diverse scuole che si occupano di psicopatologia e di psicoterapia anche al di fuori dell'ambito accademico, perché sappiamo che nell'ambito della ricerca psicologica e psicopatologica, oltre alle posizioni dottrinarie dell'Accademia che ha stabilito come unica forma ammessa per lo studio della psicologia la metodologia delle scienze naturali, e sia per quanto riguarda gli studi della psicologia cosiddetta normale, sia per quanto riguarda lo studio della psicopatologia, noi sappiamo che esistono anche altri orientamenti dottrinari che hanno avuto anche una notevole influenza poi sulla
gli orientamenti psicopatologici della psichiatria tradizionale e che hanno portato ad una visione della personalità che però doveva bensì porsi come una forma di esperienza che non era riducibile agli schematismi naturalistici. Però per poter trovare una sua unità ha sentito la necessità di fare riferimento ad una dimensione di trascendenza, quindi introducendo questa dimensione di trascendenza nella concezione della personalità, queste dottrine hanno prestato il fianco poi a delle accuse di misticismo, di animismo, di extra scientificità, perché queste esperienze che dovevano mettere il soggetto in relazione con una realtà trascendente non erano traducibili ovviamente in termini naturalistici. Noi riteniamo che queste problematiche della trascendenza per quanto riguarda la soggettività, l'io, la personalità siano inevitabili, però noi non riteniamo che sia necessario tradurre il problema della trascendenza, che è importantissimo per quanto riguarda la teoria della personalità, che non sia necessario tradurla in termini ontologico, metafisici, cioè se noi parliamo di soggetto e parliamo di interiorità, non è indispensabile che noi consideriamo questo soggetto come dipendente da un mondo estranaturale, estrafisico, che sta in una dimensione sconosciuta, che però ha una sua realtà autonoma, indipendente dalla nostra intenzionalità. Perché anche questa rappresentazione di un mondo trascendente, di un mondo estranaturale, è pur sempre un'esigenza di rappresentazione della nostra mente, che immagina se stessa come proiettata al di là di quello che è la dimensione naturale. E effettivamente, per quanto riguarda l'interiorità, io non posso considerarmi esaurito in termini naturalistici, non posso considerare il mio io, la mia soggettività, la mia personalità come ridotta ad una dimensione estensiva, ad una dimensione naturalistica. Effettivamente c'è un bisogno di trascendenza, ma non è detto che questo bisogno di trascendenza debba essere necessariamente riferito ad una realtà ontologico-metafisica che sta al di là della mia stessa soggettività. È la mia stessa soggettività che ha questa esigenza di trascendere ogni limite, e quindi questa trascendenza va intesa non in senso ontologico-metafisico, ma va intesa in un senso dialettico. Il rapporto di soggetto e di oggetto implica sempre un momento di trascendenza, nel senso che il soggetto deve uscire fuori di sé, deve alienarsi, deve tradursi nell'alterità, nell'oggetto, ma questa oggettualità non è un'oggettualità che debba necessariamente rinviare ad una dimensione ontologico-metafisica che debba garantire la realtà ontologica del suo essere. È semplicemente un termine nel quale io devo determinarmi, devo problematizzarmi per poter sviluppare me stesso in quanto esperienza storica. Quindi il rapporto di soggetto e di oggetto da questo punto di vista può benissimo essere interpretato nella sua intrinseca natura quando venga applicata una metodologia di tipo dialettico. Naturalmente, per poter comprendere in che cosa consiste questo dialettismo è necessario anche avere un'idea di quello che è stato lo sviluppo storico del pensiero logico, perché il pensiero logico dell'Occidente si è sviluppato secondo due direttive, una direttiva che possiamo definire di tipo appunto naturalistico, conforme al principio dell'identità, per cui A è uguale a, e questa è
la condizione perché si possa parlare di un essere reale. L'essere reale deve essere coerente con se stesso e non può non si può mai pensare che le leggi fondamentali che lo regolano possano essere in qualche modo trasformabili o possono avere un carattere mutevole, devono essere permanentemente uguali a se stesso, come quando noi immaginiamo la natura come regolata da leggi che sono sempre eternamente uguali a se stesse, qualunque sia il momento temporale o la definizione spaziale dell'oggetto naturale che noi consideriamo. E quindi noi stessi siamo soggetti, siamo a nostra volta sistemati in questo ordine naturale e non possiamo pensare di poter modificare noi stessi. E quindi da tutta questa problematica poi nasce la difficoltà di concepire in maniera adeguata il tema della psicologia, il tema della psicopatologia, della personalità. Voi sapete che ultimamente, poi in particolare per la psicopatologia, per poter semplificare le cose, si è fatto ricorso ad una formulazione metodologica che considera il fatto psichico unicamente da un punto di vista pragmatistico. In particolare in psicopatologia si è concepita la problematica della malattia mentale non più secondo quelli che erano i parametri della psicopatologia classica, che a sua volta era una psicopatologia naturalistica e appunto teneva aperti questi problemi, però, perché quando noi parliamo di introdurre in psicologia una dimensione, una metodologia di carattere naturalistico, ci troviamo sempre di fronte a tutta una serie di difficoltà, tutta una serie di problemi, come appunto risulta evidente nella psicopatologia trapeliniana, che quando fa ricorso al concetto di entità nosografica e quando deve necessariamente ridurre, secondo questa prospettiva naturalistica, il fatto psichico ad una dimensione di carattere neuropatologico. In questi casi appunto, il discorso può reggere quando si tratta di una malattia mentale che ha delle basi neuropatologiche ben documentate, ben evidenti anche dal punto di vista dell'osservazione anatomopatologica. E allora la malattia mentale viene ricondotta direttamente al quadro anatomopatologico e in pratica però la classificazione che si viene ad avere della malattia mentale è in questo caso una classificazione neuropatologica, come appunto abbiamo già visto nel caso classico, tipico della paralisi progressiva, dove abbiamo tanti quadri di carattere psicopatologico, quadri che possono essere di tipo neurastenico, di tipo di eccitamento maniacale o di carattere depressivo, le varietà possono essere molteplici, ma alla base abbiamo un punto di riferimento ben preciso, abbiamo una alterazione anatomopatologica, una meningoencefalite luetica, una causa ben definita che è rappresentata dalla spirochetta pallida. Ecco. E allora, da questo punto di vista, si è pensato di poter ricondurre tutti i problemi psichici ad una dimensione neurologica, neuropatologica. In realtà abbiamo visto che questa aspirazione è rimasta inappagata, perché se in molti casi noi possiamo effettivamente pervenire attraverso la nostra indagine a definire e individuare una malattia neurologica, in tantissimi casi, come sappiamo,
e in particolare per quanto riguarda le personalità psicopatiche, sappiamo che non abbiamo dei riscontri neurologici, neurobiologici corrispondenti a quello che è il quadro di osservazione dal punto di vista clinico. Questo quadro di osservazione può essere dal ruolo delle manifestazioni più o meno sfumate di disagio, di sofferenza, di disadattamento, eccetera, ma in altri casi possono essere anche situazioni molto più pesanti, molto più gravi, più difficili, in cui la condizione di disadattamento rispetto all'ambiente sono assai pesanti. Abbiamo delle situazioni in cui la personalità psicopatica, pur senza dimostrare la presenza di malattie neurologiche, si trova in condizioni di forte contrasto con l'ambiente, denuncia gravi sofferenze sia per quanto riguarda il pensiero sia per quanto riguarda lo stato d'animo, e allora qui ci troviamo appunto di fronte a dei problemi che possiamo definire di diagnostica psicopatologica differenziale, perché per noi è importante poter stabilire se l'alterazione di carattere psichico, sia che riguardi il disagio soggettivo, l'ansia, la depressione, l'alienazione, la spersonalizzazione o il delirio, ecco, tutte queste manifestazioni siano da riferirsi a una malattia cerebrale oppure che si siano da definirsi, da attribuirsi ad un problema di personalità, ad una situazione conflittuale, e qui appunto acquista un significato particolare il concetto di conflitto psichico, di conflitto intrapsichico. Questo concetto, possiamo dire, non è desumibile dalla osservazione di tipo naturalistico, è un concetto che noi possiamo afferrare, che possiamo definire in base ad un diverso modo di concepire il fatto psichico, non come un epifenomeno di fatti fisiologici o fisiopatologici, ma come una forma di esperienza di cui noi siamo direttamente testimoni, noi stessi sappiamo che cosa è un conflitto psichico in base all'esperienza che noi abbiamo di noi stessi. È la prima forma di conflittualità dal punto di vista psichico, da che cosa è rappresentato? Dal fatto stesso che l'esperienza psichica è fondamentalmente un rapporto di soggetto e di oggetto. Senza questa correlazione di soggetto e di oggetto, noi non possiamo concepire nessuna esperienza veramente psichica, perché un'esperienza che sia riducibile a quella dell'arco riflesso in realtà non comporta nessuna riflessione propriamente detta. Riflessione di ordine speculare e di carattere fisico, anche questa non è una vera riflessione. La vera riflessione è quella che nasce dalla esperienza problematica che noi abbiamo nel rapporto tra noi stessi e l'altro, tra noi stessi e l'oggetto, se questo oggetto sia una parte integrante di noi stessi oppure se sia una condizione che problematizza il nostro io, la nostra soggettività, comporta una condizione di defettività, come per esempio nel caso della corporeità. La corporeità è fondamentalmente una determinazione dell'oggettualità, appartiene alla natura, ma nello stesso tempo deve essere integrata nella nostra esperienza, deve far parte di noi stessi, deve essere rappresentare la oggettualità espressiva del nostro io, quindi dal punto di vista espressivo la oggettualità rimanda sempre alla soggettività, e tutte queste cose non si possono definire in termini naturalistici, occorre definirle in termini dialettici, e da questo nasce appunto la difficoltà di sviluppare
una tematica psicologica e psicopatologica partendo non più dal punto di vista esteriore, dei fatti esterni, dai fatti neurobiologici, dai fatti neurofisiologici, ma partendo da quella che è la nostra esperienza più elementare che si possa concepire, che è quella della nostra riflessività, del nostro rapporto con l'oggetto, con l'altro, della problematicità con cui si pone l'oggetto di fronte a noi e della problematicità che nasce dal fatto che per noi è essenziale arrivare ad un confronto con l'oggetto, ad un'integrazione con l'oggetto, perché la nostra esperienza, la nostra soggettività si pone sempre in termini di defettività e deve comportare quindi un'integrazione con l'oggetto, con l'altro, con la natura, con l'alterità. E di qui appunto l'importanza anche del tema della personalità, perché la personalità non si può concettualizzare se non nel rapporto con l'altro, fondamentalmente con l'altro, perché il soggetto riconosce se stesso in quanto trova nell'altro una corrispondenza dal punto di vista formale, come dicevamo, dal punto di vista del principio della riflessione, in quanto riconosce nell'altro una riflessività e quindi una problematicità del tutto analoga a quella che vive nella propria interiorità. Ora, tutti questi concetti però non sono stati recepiti, possiamo dire, nel corso dello sviluppo della psicopatologia ufficiale, della psicopatologia delle università. E questi temi si trovano presentati in scuole che sono rimaste piuttosto al margine rispetto a quello che è stata definita la psicopatologia e la psichiatria ufficiale, e sono scuole appunto che si richiamano all'esperienza della psicoterapia, come la psicoanalisi, o all'esperienza della riflessione filosofica, come la fenomenologia, e come l'analisi dialettica. E noi riteniamo che appunto, e soprattutto in rapporto alla ricerca che è stata svolta sul piano dell'analisi dialettica, noi possiamo trovare una risposta a quelli che sono i nostri interrogativi che riguardano appunto la personalità, l'io, la problematica della psicopatologia intesa come psicopatologia del conflitto interiore, che è, come dicevamo, una psicopatologia molto diversa rispetto alla psicopatologia del naturalismo, della psichiatria tradizionale, perché nel primo caso l'alterazione psicologica, il difetto di adattamento, lo stato di sofferenza psichica diventava una specie di sintomo, un segno che doveva servire per riconoscere la presenza di un danno cerebrale. E quindi la psicopatologia diventava una specie di semeiologia, e tuttora nelle scuole di psichiatria, seguendo l'orientamento tradizionale, il fatto psichico viene considerato come un epifenomeno di determinati processi neurologici o neurochimici, e le alterazioni che si verificano e sono riscontrabili clinicamente nel comportamento, nelle funzioni psichiche, vengono considerati come possibilità di individuare un danno di carattere patologico a livello neurologico, quindi di fare una diagnosi di malattia in senso anatomopatologico. E nel caso invece, come dicevamo, di una psicopatologia che faccia riferimento alla personalità, all'io, al soggetto, ha molta importanza la nozione del conflitto. Quindi voi sapete come appunto, per esempio, con la nascita della psicoanalisi
che cosa è stato preso in considerazione? Innanzitutto è stato preso in considerazione il problema che veniva presentato direttamente dal paziente come individuo, come personalità, come storia personale, come rapporto che poteva stabilirsi con l'alterità e quindi anche e innanzitutto con lo stesso analista che conduce il trattamento psicoterapeutico. E quindi vengono presi in considerazione determinati fattori affettivi, come il senso di accettazione, il senso del rifiuto, l'ansia, la depressione e tutte le angosce che sono da riferirsi alla propria interiorità e che hanno diverse connotazioni e diverse varianti a seconda del momento storico che viene attraversato dalla personalità nel corso del suo sviluppo. Quindi ha importanza da questo punto di vista sia il problema dell'interiorità, che è un problema di cui tutti abbiamo diretta conoscenza e che quindi prendiamo in considerazione in quanto noi stessi siamo direttamente testimoni di questi avvenimenti che in qualche modo drammatizzano l'esperienza che noi abbiamo di noi stessi, degli altri, del mondo esterno, eccetera. E quindi è da questo punto di vista che viene quindi valutata l'entità delle contrapposizioni, dei conflitti, delle guerre che si verificano nell'ambito di questa interiorità e quindi viene a un certo momento ad essere definita una certa immagine di questa interiorità in funzione di questi conflitti. Un esempio tipico cioè dato dalla cosiddetta metapsicologia freudiana, voi sapete come appunto in Freud questi conflitti fondamentali, basilari del soggetto, dell'io, venga rappresentato in funzione delle antitesi originarie, possiamo dire, della soggettività umana, cioè l'antitesi tra il conscio, l'inconscio, l'io e il mondo esterno, l'io e l'ess, l'io e il superio, tutte queste definizioni che corrispondono a determinate sigle adottate convenzionalmente dalla dottrina psicoanalitica, in effetti corrispondono poi a delle posizioni conflittuali originarie che noi tutti riconosciamo in noi stessi, dai quali noi quindi partiamo per poter interpretare anche l'esperienza conflittuale dell'altro. E questo per dare un'idea della grande diversità delle impostazioni che si può dare ad un discorso psicopatologico, che il discorso psicopatologico può essere impostato secondo il criterio naturalistico della malattia mentale e allora la psicologia non ha una sua effettiva realtà, una sua effettiva consistenza e diventa un mezzo per ricercare la presenza di una malattia a livello neuropatologico. E questa è poi in definitiva l'ideale delle neuroscienze, perché le neuroscienze hanno sempre avuto questa aspirazione a poter considerare i fatti psichici, sia quelli più semplici che elementari, sia anche quelli più complessi, come direttamente correlabili a determinati fatti e obiettivabili sul piano neurologico, obiettivabili o come processo fisico-chimico, oppure addirittura come aree cerebrali. Voi sapete come abbia avuto grande importanza in passato il problema delle localizzazioni cerebrali. Queste localizzazioni cerebrali hanno avuto naturalmente un grande successo per quanto riguarda certe tematiche come quelle delle afasie, delle agnosie, eccetera, ma per quanto riguarda quelli che sono propriamente i problemi della personalità, hanno sempre lasciato
una insoddisfatte delle nostre esigenze di comprensione di ciò che probabilmente è l'esperienza psichica, e questo perché, come dicevamo, l'esperienza psichica dal punto di vista personologico va riferita non a fatti esterni, ma va riferita alla nostra esperienza individuale e personale. Quindi, tenuto conto, poi naturalmente noi adesso dobbiamo cercare di essere al massimo sintetici e semplificare molte cose, però tenendo conto di questa esigenza di riduzione del fatto psichico al fatto neurologico, si è assistito nel corso della storia della psichiatria, intendiamo della psichiatria accademica, ad una tendenza ad un riduzionismo estremo, per cui l'individuo è stato ultimamente, soprattutto attraverso la manualistica del DSM-5 e anche di tutta la serie precedente che va dal DSM-1 fino al DSM-4, abbiamo visto che la problematica psicologica viene ricondotta ad un problema di adattamento o di disadattamento dell'individuo rispetto all'ambiente, quindi si stabilisce quali possono essere le richieste dell'ambiente, si verifica se l'individuo è idoneo a soddisfare queste richieste dell'ambiente, se è ben adattato oppure se si sente disadattato, e se è efficiente per quanto riguarda i compiti che gli vengono assegnati dall'ambiente, e in caso di risposta positiva, se l'individuo funziona, come può funzionare qualsiasi meccanismo di cui noi ci serviamo per raggiungere determinati risultati, si definisce l'individuo adattato e quindi normale nella norma. Se esistono delle situazioni invece di disadattamento, l'individuo si ritiene che sia fuori dalla norma e che anzi abbia sia affetto da una qualche patologia. Anzi, sappiamo che arrivando a posizioni estreme, lo stesso sintomo di disagio oppure il fatto di non corrispondere esattamente alla richiesta dell'ambiente di uscire fuori da questa media viene definito direttamente malattia, che sappiamo una concezione che porta poi a semplificare di gran lunga il rapporto che si stabilisce col paziente, perché il paziente viene considerato come una specie di automatismo, di macchina che presentando un certo difetto nel suo funzionamento deve essere trattato per quel difetto, quindi gli si darà una pillola o si sottoporrà ad un trattamento o coercitivo o persuasivo o comunque una cosiddetta psicoterapia cognitivo-comportamentale che deve agire dall'esterno sul comportamento del paziente, dovrà avere una funzione correttiva, e in questo caso si sarà risolto anche il problema della terapia. Ecco, quindi in questo caso vediamo che il metodo che viene usato è un metodo che è orientato verso un semplificazionismo estremo che esula dalla considerazione di qualsiasi problematica interiore, ignora il problema dell'io, del soggetto, della personalità, e quindi semplifica la vita sia all'operatore, allo psichiatra che deve seguire il paziente, sia al mondo sanitario, sia soprattutto corrisponde a quelli che possono essere gli interessi di quelle ditte farmaceutiche che desiderano risolvere tutti questi problemi per via
della chimica e per via di sistemi farmacologici che corrispondono a quelle che sono le loro esigenze di commercializzazione e i loro piani industriali. Ecco, quindi noi attualmente vorremmo perciò mettere in evidenza come attualmente questo orientamento sia andato al di là anche di quelle che erano le acquisizioni che sono state ottenute nel corso della storia della psichiatria e soprattutto attraverso la scuola psicopatologica di orientamento fenomenologico che è stata inaugurata dallo Jaspers, è stata sviluppata poi da altri autori anche come lo Schneier, che ha soprattutto dato i suoi contributi sul piano clinico. Noi, come dicevamo, riteniamo che occorre distinguere tra una metodologia della psicopatologia che è basata sul piano naturalistico e una psicopatologia che invece è basata sul principio della comprensione, che fa riferimento alla nostra interiorità. E questa è la differenziazione che appunto è stata introdotta in psicopatologia dalla scuola jaspersiana. Questa è distinzione è fondamentale sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista clinico, perché dal punto di vista teorico ci consente di dare una autenticazione a quella che è propriamente l'esperienza psichica, l'esperienza dell'io, della personalità, e dovrebbe essere riconosciuta anche la necessità di sviluppare questo principio della comprensione, in un senso che noi abbiamo definito dialettico. Nella concezione jaspersiana il principio della comprensione ha il carattere di una conoscenza immediata, di un'intuizione, mentre invece, secondo il nostro avviso, il rapporto con l'altro è sempre un rapporto che ha un carattere di mediazione, di riflessione, e quindi attraverso la riflessione noi possiamo spiegare anche quelli che possono essere i fenomeni di intuizione che fanno riferimento al sentimento, alla possibilità di comprendere in una maniera immediata determinate esperienze e che pertanto vanno inserite in un contesto più ampio, nel contesto appunto del contesto dell'esperienza della personalità in senso interpersonale e in senso intrapersonale. E dall'altro lato abbiamo visto che questa concezione porta a stabilire una netta distinzione tra quelli che sono i fenomeni psicopatologici che noi possiamo appunto attribuire a delle malattie mentali, malattie neurobiologiche, e quelli che sono i disturbi psicopatologici di carattere conflittuale, che quindi vanno riferiti alle psicopatie e che sono in relazione con quella conflittualità che è inerente all'essere psichico in quanto tale, a ciascuno di noi. Quindi questa è anche la base per poter stabilire una diagnosi differenziale che attualmente viene, possiamo dire, completamente trascurata, perché ciò che interessa attualmente lo psichiatra è quello di corrispondere, inquadrare il paziente secondo determinati schemi che sono predisposti appunto secondo il cosiddetto manuale di DSM-5 e di applicare poi un trattamento farmacologico che è previsto da questi stessi schematismi. Ecco, quindi per noi il problema della psicopatologia è veramente importante sia dal punto di vista teorico per avere una conoscenza più approfondita di quello che è l'esperienza interiore, quindi per avere una conoscenza dell'uomo nella sua autenticità, non come
semplice automatismo, semplice schematismo comportamentale, e sia dal punto di vista clinico, perché dal punto di vista clinico non è la stessa cosa trattare una forma di psicosi nella quale è documentata una malattia vera e propria dal punto di vista neurobiologico, e viceversa trattare una personalità abnorme o psicopatica, che poi vedremo che cosa significa, e che in questo caso richiede un intervento completamente diverso, basato sul principio della comprensione, quindi sul principio del dialogo, e quindi su una metodologia di carattere psicoterapeutico, che però, come abbiamo già detto, deve essere un trattamento psicoterapeutico che è basato su un dialogo non impositivo, non coercitivo, ma dovrebbe essere basato su una dialettica che tiene conto di quella che è la struttura della personalità, le sue esigenze, e quindi dovrebbe svolgersi secondo il principio della spontaneità interiore, quindi dovrebbe avere un carattere analitico e non basato su un condizionamento estrinseco della persona umana. Ecco, parlando della psicopatologia di Jaspers, vediamo che già nell'introduzione di questo testo ci si pone il problema del soggetto e del punto di vista dell'io rispetto a quello che è la realtà esterna, l'altra persona e anche oggetto inteso il mio corpo. Quindi Jaspers scrive nell'introduzione: sul piano fisiologico sussiste un rapporto tra stimolo e reazione, in quello fenomenologico invece sussiste il rapporto intenzionale tra io e oggetto. Qui vi è già una distinzione fondamentale tra il naturalismo e quindi la scienza che abbiamo appreso come medici, per cui ogni reazione presuppone uno stimolo, ogni conseguenza presuppone una causa, secondo una logica lineare. In quello fenomenologico invece si studia un altro tipo di problema, cioè il rapporto tra io, cioè tra il soggetto e l'oggetto. Quindi ci si può chiedere che cosa sia il soggetto. In realtà il soggetto non è una cosa, ma sono io, ognuno di voi, nel senso che ognuno ha la sua esperienza della propria interiorità, che non è empirizzabile, non si può ricondurre in una cosa, altrimenti diventa oggetto, paradossalmente. Quindi è un'esperienza che possiamo cogliere solo facendo riferimento a ciascuno di noi e alla consapevolezza che abbiamo di noi stessi. Quindi, proprio riguardo alla consapevolezza di noi stessi, Jaspers ha proposto il concetto di coscienza dell'io, che è una caratteristica unicamente propria dell'essere umano, in quanto nel mondo animale di per sé non è presente una chiara consapevolezza di sé, così come a maggior ragione nel mondo naturale, nel mondo delle cose. Quindi la coscienza dell'io che cos'è? Una conoscenza di sé che si associa attraverso la conoscenza dell'altro. Infatti Jaspers scrive: noi contrapponiamo la coscienza alla coscienza oggettiva alla coscienza dell'io. Cosa vuol dire? Che la conoscenza di noi stessi non è semplicemente parallela alla conoscenza del mondo esterno, ma che attraverso la conoscenza dell'altro io posso arrivare a conoscere me stesso. Infatti una definizione di coscienza dell'io è proprio il modo con cui l'io prende coscienza di se stesso. Infatti scrive Jaspers: in questo manifestarsi e svilupparsi di contenuti, l'io diventa cosciente della propria personalità. Quindi attraverso il rapporto con il mondo esterno e con l'oggetto, l'io diventa maggiore consapevole di se stesso, non solo, ma anche della propria personalità. Quindi questo fenomeno di conoscenza del mondo esterno e poi di se stesso presuppone dei passaggi che Jaspers ha approfondito nella parte della psicopatologia generale, che è quella delle relazioni comprensibili. Quindi qui si definisce anche il concetto di riflessione.
che secondo quest'autore è una chiarificazione, cioè il divenire chiaro di ciò che è in relazione con l'altro. Quindi la riflessione che noi pensiamo essere qualcosa che è prodotto dal nostro pensiero con noi stessi, in realtà si realizza attraverso sempre una relazione con l'altro. C'è quindi un primo passaggio che è il fenomeno cosiddetto della oggettivazione, in quanto noi tendiamo a conoscere qualcosa dell'altro attraverso la scissione tra io e oggetto, quindi vedendo l'altro come un oggetto, se vogliamo come un limite, ma anche come il mezzo attraverso cui possiamo conoscere una parte di noi stessi. Questo si verifica attraverso la rappresentazione di sé nell'altro, quindi quella che possiamo paragonare alla proiezione in campo psicoanalitico. Quindi noi attraverso un rapporto con l'altro vediamo i nostri pregi, i nostri difetti, possiamo provare ammirazione per qualcuno quando riconosciamo anche qualcosa di noi stessi di positivo, mentre possiamo provare repulsione, rabbia verso qualcun altro quando vediamo i nostri limiti, i nostri difetti, la nostra arroganza o la nostra ottusità nell'altro. E quindi c'è questo processo di rappresentazione di sé nell'altro che si verifica in qualunque relazione. E poi c'è un ulteriore passaggio, cioè quello della reintegrazione dell'oggetto nel soggetto. Questo si verifica di base in modo implicito in ogni relazione interpersonale, però possiamo dire noi nella psicoterapia avviene proprio in modo evidente quello che abbiamo appena descritto. Jaspers non parla di psicoterapia perché non è nelle sue intenzioni creare un modello di psicoterapia, ma è un teorico della metodologia in psicopatologia. Però vediamo che in questo passaggio in cui si accenna la riflessione come in un primo tempo un'oggettivazione, una rappresentazione nell'altro di noi stessi e poi una reintegrazione dell'altro, delle qualità dell'altro positivo o negativo in noi, vediamo quello che è proprio il movimento della psicoterapia, in cui c'è la libera espressività da parte del soggetto, partendo ad esempio dalle libere associazioni, e c'è una relazione che via via matura con lo psicoterapeuta, con l'analista, anche attraverso il meccanismo del transfer. Quindi se lo psicoterapeuta riesce a effettuare adeguatamente il suo lavoro, riuscirà a restituire delle parti che il paziente ha proiettato su di lui in una forma elaborata tale da consentire questa reintegrazione dell'oggetto nel soggetto, e questo crea la conoscenza di sé. È quello che Jaspers, quello cui Jaspers allude quando parla del fenomeno attraverso cui l'io diventa cosciente della propria personalità. Quindi stiamo parlando in termini che sono difficili da ridurre in modo naturalistico, in modo meccanicistico, perché sono esperienze a cui dobbiamo fare riferimento attraverso noi stessi, quello che proviamo. Ad esempio, se abbiamo un amico che riceve la notizia in nostra presenza di essere riuscito a ottenere il lavoro che voleva, di aver superato un esame, e lo vediamo felice, ridere, essere contento, possiamo sì immaginare che nel suo sistema nervoso abbia avuto una stimolazione del recettore uditivo, che poi quel messaggio sia arrivato alla corteccia attraverso varie elaborazioni, sia arrivato tramite il nervo facciale a creare un sorriso. Però è un po' poco ragionevole pensare in questo modo, è più spontaneo fare un'analogia con quello che avremmo provato noi al suo posto. Quindi stiamo ragionando non in termini di neuroscienza del mondo naturale, ma in termini di analogia tra la nostra esperienza e quella dell'altro. Quindi in base a come si sviluppa la nostra esperienza attraverso questo continuo confronto con l'altro, questa dialettica del movimento che va a trovare una rappresentazione nell'altro e poi tramite una riflessione, una reintegrazione a sé, si crea la personalità, questo secondo l'ottica fenomenologica classica di Jaspers. Vediamo che quindi la personalità è un fenomeno che è in costante divenire,
Quindi c'è una sia una storicità, ma un'evoluzione continua, sempre attiva, e quindi è un fenomeno dinamico quello della personalità. Se lo paragoniamo con quello proposto dal DSM, vediamo che questi criteri per il disturbo di personalità sono invece estremamente statici e rigidi e assolutamente astorici. Infatti, secondo la definizione del DSM, la personalità è un insieme di comportamenti, un modello di pensiero di comportamento, per definizione costante, inflessibile e pervasivo, che si manifesta in un'ampia varietà di situazioni personali e sociali. Quindi quello che viene proposto dal DSM è un modello cristallizzato, statico, che è inflessibile e dovrà essere sempre così. Quindi questo pone ulteriori problemi in chiave anche psicoterapeutica, perché se noi comunichiamo al paziente lei ha un disturbo della personalità e quindi lei ha un insieme di comportamenti, modelli di pensiero costanti, inflessibili e pervasivi che resteranno così, implicitamente andiamo direttamente in senso opposto a quello che vorremmo raggiungere nel processo di terapia, cioè un cambiamento. E anche il soggetto, che il paziente che si presenta da noi, che ha questo tipo di problematica, di disagio interiore, vorrebbe cambiare, è chiaro che se noi gli comunichiamo questo, cioè che i suoi comportamenti sono persistenti, costanti e inflessibili, gli stiamo comunicando che i suoi presunti possibili sforzi di un cambiamento saranno vani. Quindi è una comunicazione molto importante, anche se può essere subdola quella che noi facciamo. Se invece ci poniamo da un punto di vista dinamico, dialettico, che parte dalla storia della personalità del soggetto e presuppone un continuo divenire, cioè un continuo, una continua problematizzazione per cui il paziente si mette in discussione e trova nell'altro, nel terapeuta o in qualunque relazione interpersonale, un'occasione di confronto per un'evoluzione di sé, ci poniamo sì in un'ottica positiva, propositiva e anche costruttiva per poter aiutare il paziente a effettuare la sua evoluzione, ad andare avanti nella sua storia che è in continuo divenire. Quindi è importante non rendere queste categorie che propone il DSM anche a fini un po' pragmatici e strumentali per poter dare un senso anche amministrativo a delle spese di natura sanitaria che vengono fatte. Infatti il DSM è nato come modo di risolvere problematiche assicurative negli Stati Uniti e poi da lì si è diffuso anche in versante clinico. In certi ambiti può essere utile, soprattutto magari per definire uno stato di psicosi, per cui in effetti ci sono delle condizioni assimilabili alla medicina tradizionale. Se però in modo acritico applichiamo la stessa metodologia alle personalità, questo può essere un rischio anche nel punto di vista terapeutico di aiutare un paziente a evolversi nel suo divenire storico come io che si mette in relazione con il soggetto. Quindi vediamo che in tutta la psicopatologia di Jaspers esiste un dualismo metodologico, come abbiamo visto, quello della spiegazione, che è utile per le psicosi, perché una caratteristica delle psicosi è proprio quella una perdita dell'intenzionalità soggettiva da parte del paziente. Il paziente ci dice: io non sono più padrone della mia mente, dei miei pensieri, i pensieri mi vengono imposti, ci sono delle voci che mi costringono ad agire in un certo modo. Quindi questa capacità di autodeterminarsi, tipica della personalità comunemente intesa, viene a mancare. Questo ci suggerisce come l'utilizzo corretto della metodologia sia quella della spiegazione naturalistica, in quanto è ragionevole pensare che in questo caso proprio il funzionamento del cervello viene minato in modo da non permettere al soggetto di effettuare questa opera di dialettica interiore con l'altro, ma innanzitutto con il proprio corpo e con il proprio cervello. È anche meno importante ricostruire la storia del soggetto, perché il processo psicotico irrompe nella vita della persona, causando, come sappiamo, una frattura con il suo passato e un punto interrogativo verso il futuro. Quindi questa evoluzione storica subisce un
una frattura, un segno, un passo che può essere di non ritorno, proprio per l'irrompere della manifestazione delirante, che può essere bizzarra, ma sappiamo che anche uno stato maniacale è un'acuzia che interrompe un divenire storico, per cui un soggetto che poteva essere una persona timida, riservata, poteva andare avanti in modo lineare nella sua vita, nel suo lavoro, a un certo punto si sente illuminato da Dio per essere a capo di una missione, per poter rivelare una parola data, e mette in atto tutta una serie di comportamenti incomprensibili alla luce del suo sviluppo storico. Oppure anche il melanconico, che in uno stato di depressione acuto si convince che la mente si è fermata, io sono già morto, il mondo è in rovina. Sono tutti fenomeni incomprensibili alla luce dello sviluppo della personalità, quindi bisogna immaginare ragionevolmente che una patologia sia in corso a livello del sistema nervoso. Quindi è meno importante la ricostruzione della storia soggettiva, è più importante valutare invece come il cervello può essere andato in corso ad una patologia. Nello studio invece della personalità sofferente, nel disturbo della personalità, la massima importanza va data a quel determinato individuo, a quel soggetto, e non al suo cervello, perché il problema sta proprio nella relazione problematica che si crea tra questo soggetto, come a priori, come punto di vista della nostra osservazione, e il suo stesso corpo. Quindi è interessante notare come nella psicopatologia di Jasper si faccia anche riferimento, parlando della personalità, al concetto di libertà e di intenzionalità. Perché Jasper scrive: dal determinato essere così dell'io, come io me lo immagino, faccio di me stesso, tramite la riflessione, un oggetto esistente. Mi libero al fine di diventare me stesso. Quindi si introducono dei concetti significativi di libertà e di intenzionalità. Se però utilizziamo questi concetti nel mondo naturale, compiamo una contraddizione, perché nel mondo naturale non esiste nessuna libertà né nessuna intenzionalità. Nel mondo naturale ogni effetto è presupposto da una causa. E c'è un meccanicismo assoluto che si può definire attraverso le regole della chimica, della fisica, della matematica. Nulla si crea, nulla si distrugge. Quindi la natura è sì in divenire, ma non è un divenire dialettico, perché è tutta una trasformazione regolata da delle leggi che sono a priori, che sono le leggi della natura, e non è presente. Il singolo individuo non ha la libertà di opporsi a queste leggi e di scegliere intenzionalmente una propria strada nel compiere un'azione o un'altra. Noi possiamo valutare i concetti di libertà, di intenzionalità, e possiamo suggerire al paziente di maturare una scelta in psicoterapia se ci poniamo di fronte a un altro punto di vista, quella della comprensione, quella di un soggetto che al di là del punto di vista del naturalismo è in grado di liberamente, autoriflettendo, di maturare, assumendo il coraggio di poter effettuare una scelta. Ma questo presuppone che questo sia possibile. Quindi solo adottando una metodologia che ponga un soggetto come punto di vista a priori, che si pone in relazione problematica con un oggetto nella sua contrapposizione dialettica, si può trovare una autenticità a questi concetti, che altrimenti rischiano di essere solo dei miti, delle metafore che poi devono essere sostituiti da concetti fisico-chimici o matematici. Quindi questa metodologia di tipo dialettica del rapporto tra soggetto e oggetto è alla base di ogni personalità, dell'evoluzione dinamica di esse, deve essere maggiormente sistematizzata se si vuole arrivare a un tipo di psicoterapia sistematica basata su questi principi. Sì, come dicevamo, appunto questi concetti, anzi questi problemi che vengono sollevati sia dalla riflessione teorica sulla personalità, sull'io, sul soggetto, e sia dalla pratica professionale, perché nella pratica professionale lo psichiatra, soprattutto se intende
porsi in un rapporto biologico col paziente, aspira a stabilire un rapporto psicoterapeutico e deve avere la coscienza di trovarsi di fronte non ad un semplice organismo biologico, ma il rapporto ad un altro soggetto, quindi ad un'altra personalità, e quindi deve o implicitamente o esplicitamente trattare questi argomenti. Questi argomenti non si possono ignorare, come si tenderebbe attualmente tendenzialmente a fare con l'applicazione indiscriminata del cosiddetto DSM-5 e delle sue precedenti edizioni. Con questo sistema noi a malapena potremmo in qualche modo arrangiarci nel trattamento delle psicosi, ma non avremo nessuna possibilità di condurre un trattamento appropriato nel caso delle personalità abnormi o delle personalità psicopatiche in cui, come dicevamo, la categoria di studio che noi dobbiamo di studio e nello stesso tempo anche di trattamento terapeutico che noi dobbiamo applicare fa riferimento ad un conflitto psichico, quindi ad un conflitto interiore, perché nella problematica psicopatologica che riguarda la personalità noi ci troviamo di fronte ad un soggetto che è in lotta con se stesso, che è in conflitto con se stesso, quindi in cui è praticamente impossibile riportare la propria esperienza a quel sentimento di unità, quel sentimento armonico di relazione, di integrazione tra le diverse componenti, tra le diverse parti della personalità, che contraddistingue l'ideale dell'io, perché noi sappiamo che l'io ha sempre questo ideale di poter comporre tutti i conflitti, tutti i contrasti che possono verificarsi nel corso della sua esistenza, che contrassegnano la sua esistenza dal punto di vista storico e che possono essere della più diversa natura, perché noi sappiamo che l'individuo è in continuo contrasto col mondo esterno, con l'altro, con se stesso, e la sua stessa costituzione per quanto riguarda i sentimenti, cioè quegli stati dell'io che contraddistinguono il suo rapporto con i suoi stessi contenuti mentali, e sono variabilissimi, e non solo variabili, ma sono in netta contraddizione tra di loro, perché non c'è individuo che non abbia in sé i sentimenti dell'amore, dell'odio, del piacere, del dolore, della solidarietà e del contrasto. E quindi tutti i sentimenti si presentano in coppie antitetiche che testimoniano come l'individuo per realizzare se stesso debba passare attraverso tutta una serie di contrasti, di contraddizioni, che d'altra parte sono essenziali per la costituzione della sua personalità, ma nello stesso tempo sono anche deleteri nel caso che non trovino una loro risoluzione. E quindi il problema del contrasto, il problema della risoluzione di questi conflitti è ciò che precisamente contrassegna lo svolgimento della personalità. E senza questa conoscenza delle norme che regolano i diversi rapporti tra diversi sentimenti, sia i sentimenti verso gli altri, sia i sentimenti verso se stessi, tenendo conto che poi i sentimenti sono sempre sentimenti riflessivi, che riportano sempre l'io a se stesso, e quindi in questo riportare i sentimenti, anche quelli che vengono rivolti agli altri, poi si riflettono sempre su se stessi, sulla propria personalità. E senza una conoscenza di questo tipo, che è necessariamente una conoscenza dialettica, noi non possiamo né avere un'esatta percezione di quella che è la relazione che abbiamo con il nostro paziente, né possiamo tantomeno
pensare di poter reperire gli strumenti dialogici più adeguati per poter risolvere queste problematiche. Ora, dicevamo che attualmente purtroppo si pensa di poter risolvere tutte queste difficili problematiche in termini molto semplici. Basta vedere come vengono trattati anche dal punto di vista della casistica i quadri psicopatologici secondo questi schematismi del DSM-5. E quindi non c'è da stupirsi che poi nell'ambito dello stesso mondo accademico ci si chiede se non è il caso di riproporre il problema della psicopatologia in termini più adeguati. Noi facciamo riferimento soprattutto al convegno che è stato tenuto non molto tempo fa, nel 2012, dalla SOPSI, dalla Società Italiana di Psicopatologia, che fa capo alla psichiatria accademica, nel quale appunto si poneva l'interrogativo se non si dovesse riprendere la tematica tipica della psicopatologia in quanto formazione indispensabile sia per il ricercatore, sia per il professionista, sia per il clinico che deve inquadrare in maniera adeguata le diversi quadri psicopatologici. Naturalmente questo è fuori di discussione che un simile lavoro debba essere ripreso e debba essere condotto a buon fine. Si tratta di vedere però con quali strumenti, con quali mezzi, perché se si pensa di poter risolvere questi problemi semplicemente con degli accorgimenti psicofarmacologici o con degli strumenti di neurofisiologia o con delle categorie semplicistiche come possono essere quelle della psicopatologia degli spettri, chiaramente non possiamo andare molto lontano. Ecco. E quindi per noi è importante, a nostro parere, innanzitutto riprendere i temi della psicopatologia classica e come sono stati formulati originariamente, si sono sviluppati poi successivamente attraverso l'esperienza della psicopatologia fenomenologica, tra le diverse scuole psicoanalitiche che ovviamente hanno dato un notevole contributo a questa teoria della personalità e alla conoscenza dei problemi della personalità. E ovviamente tutto ciò comporta la necessità di un'integrazione della formazione dello psichiatra e anche di tutti coloro che o direttamente o indirettamente si occupano di queste problematiche, che come sappiamo sono molto ampie, sono molto diffuse e sono molto difficili anche da trattare sul piano pratico, come è testimoniato dall'arma che ogni tanto si levano da parte delle istituzioni ufficiali che lamentano il crescente dilagare delle depressioni, delle ansie, ma ovviamente naturalmente devono essere anche valutate da un punto di vista statistico, ma non ci si può limitare a fare delle statistiche, bisogna anche cercare appunto di comprendere nella maniera migliore la natura di questi problemi e è necessario anche soprattutto ricorrere agli strumenti migliori, ma per fare questo è necessario anche formare i medici sin dal primi anni del loro corso di studi della natura di questi problemi e poi via via renderli edotti anche in maniera sempre più approfondita di quelli che sono gli strumenti a loro disposizione per conoscere, per trattare queste forme di sofferenza che appartengono alla natura umana.